Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale, che apriamo ovviamente parlando dei numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. La metà dei casi di coronavirus accertati tra giovedì e venerdì scorsi nelle province di Pescara e Chieti è riconducibile ad una variante. È emerso che circa il 50% dei positivi accertati con i test dei due giorni nelle aree di Pescara e Chieti è riconducibile ad una variante che probabilmente si tratta di quella inglese. Questo spiegherebbe i numeri allarmanti che si registrano nelle ultime settimane nell'area metropolitana. Facciamo il punto nel servizio di Alfredo Primante. Sono le varianti del Covid-19 ad aver causato la metà dei contagi rilevati nelle province di Pescara e Chieti tra giovedì e venerdì della scorsa settimana. A rivelare l'incidenza delle nuove tipologie di SARS-CoV-2 ed in particolare della variante inglese è uno studio voluto dall'Istituto Superiore di Sanità e realizzato dal Laboratorio di Genetica Molecolare Test Covid-19 dell'Università di Chieti assieme all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, struttura che ha sequenziato le mutazioni del virus. Lo studio si compone di tre fasi, la prima per individuare la sospetta presenza di una variante, la seconda per cercare il tipo di variante e se sia già noto, la terza per valutare se vi siano tracce di varianti al momento non note. Per quanto concerne la variante inglese, la diffusione sul territorio era stata già accertata, ma la conferma sulla tipologia di variante arriverà comunque dalla seconda fase di questa indagine. Secondo il direttore del laboratorio teatino, Liborio Stuppia, la diffusione delle varianti e queste percentuali spiegano la crescita repentina dei casi registrati nelle ultime settimane nelle province di Pescara e Chieti e in particolare nell'area metropolitana. Infatti qui il virus sta circolando in modo rapidissimo e con numeri preoccupanti, tanto che la provincia di Pescara è una tra quelle con la maggiore incidenza negli ultimi giorni in tutta Italia. I numeri del bollettino testimoniano la crescente contagiosità del virus, oggi soprattutto nella provincia di Chieti. 314 sono i nuovi casi in regione rispetto all'analisi di 4.370 tamponi molecolari e di 7.637 antigenici rapidi, per un tasso di positività complessivo del 2,6%. Crescono ancora i ricoveri sia in area medica che in terapia intensiva, 5 in più nelle corsie Covid degli ospedali regionali, 496 i posti letto occupati, mentre 1 in più in terapia intensiva con 5 nuovi ricoveri per un'occupazione di 52 unità. Aumentano ancora i decessi, sono 7 nelle ultime ore, con il totale delle vittime da inizio emergenza a quota 1.533. Infine, in lieve crescita gli attualmente positivi, sono 58 in più per un totale di 10.807. E a proposito di emergenza sanitaria e della zona metropolitana, probabilmente ci saranno a brevissimo delle restrizioni per 4 comuni in particolare, parliamo di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Francavilla al Mare, zone insomma limitrofe, e ad annunciarlo con un post su Facebook è stato proprio il primo cittadino di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, che ha detto nel tardo pomeriggio: sono stato contattato dall'assessore alla sanità della regione Abruzzo Nicoletta Verini, è stato comunicato che a breve il governatore Marsiglio firmerà un'ordinanza con la quale i comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Francavilla al Mare verranno inseriti in zona arancione. C'è anche un secondo post del sindaco Luciani che prova a fare chiarezza. Alle 17.31, come vedete, sono stato contattato dall'assessore Verini, ha comunicato che in serata sarebbe stata firmata un'ordinanza dal presidente della regione Marco Marsiglio per inserire i comuni di Pescara, Spoltore, Montesilvano, Francavilla al Mare in zona arancione, che per intenderci vuol dire tra l'altro chiusura di bar e ristoranti, tranne che per l'asporto o consegna a domicilio. Ma una successiva telefonata alle 18.03, quindi dopo che avevo annunciato con il post che annunciava questa notizia, lo stesso assessore mi ha ricontattato e mi ha annunciato che bar e ristoranti resteranno aperti. Dunque la zona arancione per Pescara, Spoltore, Montesilvano e Francavilla verrebbe introdotta solo per gli spostamenti tra comuni. Mi sto ancora interrogando su cosa significhi, questa è considerazione personale del primo cittadino di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, ma quello che ci interessa è sapere che
questi quattro comuni verranno posti in zona arancione, ma si parla solo di limitazioni agli spostamenti. E purtroppo il Covid fa un'altra vittima. Il vice sindaco di Casalincontrada, Angelo Bonelli, infatti è morto per le complicanze legate al Covid-19. L'amministrazione comunale sulle proprie pagine social esprime profondo dolore. Il sindaco Vincenzo Mammarella, con apposita ordinanza, ha proclamato il lutto cittadino per domani in concomitanza con i funerali del vice sindaco Bonelli. Uomo di profonda umanità, sensibilità e intelligenza, ricorda l'amministrazione comunale, ci ha accompagnato sin dal primo giorno nell'amministrazione del nostro comune con professionalità, sincerità e onestà. Lascia un ricordo vivido e un vuoto incolmabile. Il sindaco, gli amministratori, i dipendenti comunali insieme a tutta la cittadinanza, conclude, si uniscono al dolore dei familiari esprimendo sincero cordoglio per questa triste circostanza e porgono le più sentite condoglianze. Noi rimaniamo in tema emergenza sanitaria, ma ci spostiamo sul lato vaccini, perché sono state distribuite in tutti i territori le prime 249.000 dosi di AstraZeneca. Le somministrazioni con il vaccino coinvolgono, secondo il piano, le categorie di forze dell'ordine e insegnanti tra gli under 55. È stato un poliziotto aquilano, primo dirigente della questura del capoluogo, il primo vaccinato. È ufficialmente partita la campagna vaccinale per le forze dell'ordine. Ieri all'Aquila arrivate le prime 1300 dosi del farmaco AstraZeneca. La Polizia di Stato dell'Aquila è la prima tra le forze dell'ordine a ricevere il vaccino AstraZeneca in Italia. Il primo vaccino è andato al capo di gabinetto, il dottor Sandro De Angelis, promotore dello scatto in avanti, il questore, il dottor Gennaro Capoluongo. Il vaccino AstraZeneca è rivolto agli under 55. In Italia arrivate circa 250.000 dosi, più di 27.000 destinate all'Abruzzo. Questo è un secondo step, diciamo il primo step è stato sempre quello voluto qui dal signor questore dell'Aquila per una campagna preventiva. La mia esperienza di ieri è stata un'esperienza, penso personalmente, fantastica ed eccezionale, perché mi sono sentito un apripista per tanti altri colleghi. Cercheremo insomma di sconfiggere tutti quanti insieme questo virus che ci sta limitando sempre più il nostro modo di vivere. L'ho fatto con la piena fiducia e con la massima consapevolezza di chi più di me sa che nel campo medico sono dei vaccini testati e portato avanti insomma dall'AIFA, quindi non è che stiamo parlando di un'opinione sola, ci sono dei comitati che li hanno studiati e io personalmente non ci ho pensato due volte a farmi vaccinare, proprio per avere modo, insieme a tutti quanti, ovviamente il mio gesto è un gesto singolo, ma deve essere un gesto collettivo per tornare a una normalità. Quella che un anno e mezzo fa insomma vivevamo, adesso si deve andare a ricercare anche attraverso questi vaccini, quindi vorrei infondere, per quello che è il mio messaggio personale, a quanti più telespettatori, forze di polizia, forze dell'ordine, tutto quanto, un messaggio di vaccinazione. Almeno quello, la mia esperienza è stata un'esperienza, ripeto ancora, bellissima, non ho avuto sintomi da ieri, non ci sono state, non ho avuto alcun tipo di reazione al vaccino. E come vedete sono anche oggi sulla mia postazione di lavoro. Cambiamo argomento adesso. In una relazione dell'8 febbraio scorso l'ARTA ha rilevato gravi ritardi nella messa in sicurezza d'emergenza delle discariche Monte Edison 2A e 2B di Bussi sul Tirino, che continuano ad inquinare anche secondo le nuove analisi. La relazione è stata inviata tra gli altri anche al Ministero dell'Ambiente, alla Procura di Pescara e alla Regione Abruzzo. Secondo l'Agenzia Abruzzese per l'Ambiente c'è un ritardo rilevante nella copertura capping. A fronte di un'area di intervento di 25.460 metri quadri è stata realizzata la copertura di meno del 10% nel tempo previsto dal cronoprogramma approvato. Se si dovesse mantenere la stessa velocità di intervento, si può ipotizzare il completamento delle attività di capping leggero in ulteriori 34 mesi. La bocciatura di Edison e del Ministero dell'Ambiente è messa nero su bianco dalla relazione che l'ARTA ha inviato lo scorso 8 febbraio rispetto ad analisi e controlli condotti nelle
le discariche 2A e 2B di Bussi sul Tirino, oggetto di lavori di messa in sicurezza d'urgenza. Lavori che in realtà sarebbero dovuti avvenire a partire dal 2008, quando l'area sequestrata l'anno precedente da un'inchiesta della Procura di Pescara e della Forestale è passata sotto il controllo dello Stato. L'ARTA, nella sua meticolosa relazione corredata di fotografie, analizza punto per punto il cronoprogramma approvato dai dirigenti del Ministero dell'Ambiente. Secondo la scansione temporale, infatti, i lavori di capping dovevano terminare lo scorso 25 gennaio, a 2 mesi cioè dall'ultimazione delle indagini dirette, il 25 novembre 2020. In più, scrive sempre l'ARTA, le analisi della società sono in ritardo e se ne attendono i risultati, mentre quelle di ARTA fanno emergere che le discariche continuano ad inquinare con sostanze pericolosissime per la salute, tra cui tetracloroetilene, tricloroetilene, cloruro di vinile ed esacloroetano. Il tutto a distanza di 15 anni dal primo sequestro e con una gara d'appalto per la bonifica cancellata dal Ministero ed ora oggetto di contenzioso legale. Noi auspichiamo che la Procura di Pescara metta sotto osservazione l'operato dei dirigenti ministeriali e devo dire che il ministro Costa e il sottosegretario Morassut hanno fatto molti proclami che sono rimasti poi solo sulla carta. Edison, che è il responsabile della contaminazione individuato fin dal giugno 2018, deve svolgere le attività di messa in sicurezza e bonifica. Se non riesce a farlo, lo deve fare lo Stato, ovviamente facendolo, rivalendosi poi economicamente su Edison. Purtroppo però il Ministero dell'Ambiente ha annullato la gara per i lavori che avrebbero già oggi garantito quella bonifica che attendiamo da troppi anni. La CGIL, riguardo la chiusura delle scuole disposta in questi giorni da diversi comuni, solleva il caso dei permessi retribuiti per i genitori. La retribuzione infatti non è prevista se la chiusura non è, come in Abruzzo, in regime di zona rossa. Noi abbiamo chiesto alla Regione di potenziare sia i tamponi che vengono fatti nelle scuole ai ragazzi, ma anche appunto negli uffici, diciamo nei lavori più sensibili, insomma che vi sia una prevenzione, che funzioni meglio il tracciamento. Scuole chiuse, i ragazzi rimangono a casa, ma i loro genitori hanno diritto a permessi retribuiti al 50% solo se in zona rossa. In questi giorni però, su indicazione delle ASL, molti comuni stanno disponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, anche se l'Abruzzo è attualmente in zona gialla. Ci troviamo in una fase di regionalismo, in un livello istituzionale regionale che prende delle decisioni, ma queste decisioni non sono ben coordinate con il livello nazionale. E questo fa sì che poi però a rimetterci sono i genitori degli alunni le cui scuole vengono chiuse. Intanto l'anno scolastico prosegue tra le incertezze. Secondo una ricerca UNICEF cattolica, sul primo lockdown una famiglia italiana su 3 non ha i mezzi per seguire la didattica a distanza. Per recuperare il tempo perso c'è chi chiede di prorogare l'anno scolastico. La CGIL, che chiede di valutare caso per caso, solleva il problema del personale precario. Pensiamo che in Abruzzo abbiamo oltre 4.600 lavoratori precari nella scuola, quindi chiediamo che venga fatto anche un piano di assunzioni, perché anche un potenziamento, diciamo, del sistema scolastico può avvenire aumentando gli organici delle scuole. Cronaca, operazione antievasione della Guardia di Finanza di Popoli. Nei guai 5 persone che avrebbero utilizzato fatture false e crediti d'imposta fittizi per il valore di circa 6 milioni di euro. Giuseppe Dintino. Fatture false e crediti d'imposta fittizi. Così una ditta di Popoli nel settore dell'edilizia riusciva a evadere il fisco, e quanto appurato dalla Guardia di Finanza, che ha sequestrato oggi ulteriori beni per un valore di 275.000 euro, che vanno ad aggiungersi ai circa 2 milioni e mezzo già sequestrati nel 2019, anno d'inizio delle indagini. Praticamente avvalendosi di altre società fittizie, nel senso che si creavano queste società che emettevano delle fatture false e poi scomparivano, tra virgolette, queste società, quindi passavano le cariche a dei soggetti terzi, addirittura extracomunitari, e si perdeva praticamente tutta la compagine societaria. Questo ha permesso alla società che noi abbiamo indagata di compensare crediti inesistenti di IVA per oltre 800.000 euro a fronte di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 6 milioni di euro.
5 i denunciati per emissione e utilizzo di fatture inesistenti per 9 realtà aziendali. A completamento delle indagini, la misura restrittiva dispone il sequestro di oltre 3 milioni di euro. Questo è il bilancio dell'operazione Svincolo Fantasma. Come mai Svincolo Fantasma? Ecco, perché siccome la società fa anche lavori autostradali, quindi il nome Svincolo Fantasma, perché poi di fatto queste società che avrebbero dovuto fare lavori effettivamente non c'erano. In occasione della giornata del ricordo istituita nel 2004 in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, l'amministrazione comunale di Teramo ha tenuto una breve manifestazione commemorativa depositando una corona di alloro nei giardini intitolati nel 2017 a Giuseppe Micheletti, medaglia d'argento al valore civile che si distinse per l'impegno svolto come medico durante la strage di Vergarolla avvenuta a Pola nel 1946, quando salvò numerose vite umane. Ascoltiamo il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto. Giornata del ricordo che va assolutamente celebrata non solo perché è prevista da una norma di legge, ma perché una democrazia sana e natura, matura come la nostra, come quella che nasce dai valori della Costituzione, dell'antifascismo e quindi della libertà e della democrazia, deve avere la forza assolutamente di leggere la storia senza alcun timore, senza voler far calare il velo del silenzio su fatti che appartengono alla storia, e la storia in tutti i sensi non si può riscrivere. Oggi è un ricordo di una tragedia nazionale ed internazionale che appartiene alla nostra storia, ed è anche un momento assolutamente per ricordare tutti coloro che furono vittime trasversalmente, perché la tragedia delle foibe è una tragedia che trasversalmente ha colpito la persona, le persone, ha colpito come tante altre tragedie dell'umanità, la dignità umana, e quindi va ricordata assolutamente con grande chiarezza, trasparenza e rispetto. Ancora polemiche sul fronte Naiadi dopo l'annuncio sulla riapertura per lunedì 8 febbraio, l'altro ieri, che poi è slittata. La Regione Abruzzo ha inviato una diffida formale nei confronti della società Pinguino Nuoto, capofila dell'associazione temporanea d'impresa che ha assunto la gestione delle piscine, le Naiadi, ordinando la tempestiva riapertura delle vasche entro 7 giorni. Riapertura concordata nel corso di un vertice svoltosi lo scorso 2 febbraio, nel quale la società aveva fornito ampie rassicurazioni e garanzie sulla riattivazione della struttura a partire da lunedì 8, l'altro ieri. Se il termine oggi inderogabile non dovesse essere rispettato ulteriormente, l'amministrazione regionale procederà per le vie legali, attivando le procedure per la rescissione della convenzione in essere e attivando tutte le azioni utili a tutelare l'interesse pubblico. E adesso apriamo l'ampia pagina di sport, iniziamo dalla Serie B, la coriacea prestazione, il punto rimediato a Empoli, allontanano lo spettro dell'esonero per il tecnico del Pescara Roberto Breda. Nel dopogara del Castellani l'allenatore trevigiano si è assunto la responsabilità di un cambio di modulo troppo repentino che nelle scorse partite aveva tolto certezze ai calciatori. Non era facile giocare, perché quando tu vieni da 4 sconfitte e vai a casa da capolista, è logico che soprattutto nella fase iniziale giochi un pochino con timore. E poi col tempo si sono anche sciolti i ragazzi, perché poi nel secondo tempo si è ripartito molto meglio, si è riuscito a utilizzare lo spazio che loro ti concedevano. Invece al primo tempo, proprio nelle cose anche più semplici, a volte la palla l'abbiamo mossa un po' male, però era la partita che dovevamo fare, perché davanti a una squadra che gioca anche veramente bene, dovevamo cercare di fare questo tipo di gara, sapendo che non potevi andare in polio il tuo gioco, dovevi cercare di sporcare quelle che erano tutte le loro linee di gioco e poi dopo ripartire. E abbiamo fatto bene. Poi insomma va bene così oggi, nel senso che siamo tornati anche appunto a ritrovare le nostre certezze e a ritrovare lo spirito che era un po' di partite che non avevamo più. Io forse ho peccato anche un po' di presunzione, e forse però andava anche fatto nel cercare
nell'inserire più nuovi possibile, cercare magari un'identità nuova e andando a lasciare quella che invece ci aveva fatto fare in 8 partite 12 punti. È la colpa mia, perché sono stato un po' superficiale, perché poi i ragazzi fanno quello che gli chiedi e anche oggi non è che sicuramente avevano una grandissima voglia, però è logico che poi la voglia viene supportata da quello che ti aiuta in campo e che hai visto che ha funzionato anche con squadre grosse, perché appunto sei andato a vincere col Monza e hai fatto altre partite importanti, però credo che quel tipo di tentativo andava anche fatto. E adesso bisogna essere bravi invece a inserire tutti i nuovi in questo contesto, perché poi dopo le partite sono tante, perché poi dopo appunto dobbiamo secondo me cercare di sfruttare al massimo quelle che sono le caratteristiche di tutti quanti. Scendiamo in Serie C, il capitano del Teramo Andrea Arrigoni fotografa il momento del diavolo, ma non teme che la squadra biancorossa sia in crisi. L'unico vero rimpianto per il centrocampista è il pareggio interno contro la Vibonese. Io penso che a parte qualche partita, noi adesso in questo momento alle ultime partite ci siamo, cioè il Teramo c'è, poi dopo il risultato dipende da tante altre cose, però io penso che il Teramo domenica ha fatto una partita, ha dovuto fare una partita difficile, cioè ha incontrato un avversario tosto, e però secondo me ha risposto presente il Teramo, secondo me la partita di domenica ci ha dato risposte positive più che risposte negative, almeno per come l'abbiamo vista noi è così. Poi è normale che tutti vorrebbero vincere tutte le partite, anche noi lo vorremmo, però non sempre è possibile per noi ma per tutti. Cioè, io non vedo un cammino così negativo del Teramo, anzi io sono molto positivo e sono molto fiducioso. Io il Teramo lo vedo bello, lo vedo che sta bene. Domenica sicuramente... noi avevamo due partite sulle gambe e loro non l'avevano, quindi secondo me soprattutto inizialmente loro sembravano un po' più brillanti, un po' più freschi, però voglio dire era anche abbastanza normale, non è che è un demerito nostro, era il calendario aveva dato questa situazione tra virgolette di possibile vantaggio loro e di possibile svantaggio nostro, ma non è una lamentela, faceva parte del calendario, quindi la partita è stata anche difficile anche per questa cosa qua. Loro sono una squadra che fa dell'intensità anche una caratteristica importante, e quindi a maggior ragione averli trovati sulla carta più freschi di noi può essere stata una cosa che ha aggiunto un livello di difficoltà per la nostra partita. Però appunto io penso che appunto per questo l'averla ripresa la partita di domenica per come si era messa secondo me è un segnale molto importante, anche per come l'abbiamo ripresa, per la voglia che abbiamo fatto vedere di riprendere la partita, secondo me sono tutte cose positive che devono darci ancora più forza e consapevolezza che ci siamo e che possiamo giocarci da qua alla fine tutte le nostre carte senza nessun tipo di problema. Il feeling con gol non ne ho mai avuto tantissimo, però è sicuramente una cosa che anch'io posso aggiungere qualcosa alla squadra, nel senso che magari devo provarci anche di più, soprattutto devo magari azzeccarne un po' di più. Quello che dicevo prima, può essere anche quello un contributo che io e anche altri compagni possono dare, cioè aumentare la possibilità di far gol può anche voler dire tirare da fuori, vuol dire mettere un cross in più, sicuramente è un'opzione che innanzitutto mi farebbe piacere, però poi sicuramente è una cosa che è un'opzione in più che la squadra avrebbe con me o con altri giocatori sicuramente. Andrea, io ti chiedo invece se c'è una partita di quest'anno, non deve essere per forza una sconfitta, può essere magari anche un pareggio, che rigiocheresti se ne avessi la possibilità perché ti è rimasta diciamo un po' qui? A me il pareggio in casa qua con la Vibonese non mi è ancora, sinceramente non sono due punti che secondo me quei due punti lì mancano nella nostra classifica, mancano sicuramente, poi dopo altri magari punti, magari li hai presi qualche volta, te li sono stati tolti qualche altra volta, si sono bene o male bilanciati. Però secondo me quella partita lì, averla pareggiata,
non dico un furto, però sicuramente quei due punti ci mancano nella nostra classifica. Scendiamo in Serie D perché oggi erano in programma 5 recuperi, ne sono stati giocati 4, è stata ulteriormente rinviata Vasto Girardi Matese, ma c'erano in campo Giulianova e Notaresco. Vittoria in trasferta per il Giulianova a Montegiorgio 1-2, i gol di De Cerchio e Massetti per la formazione giallorossa, gol di Lupoli per il Montegiorgio, pareggio per il Notaresco 1-1 in casa contro il Castelfidardo, al vantaggio di Banegas ha risposto Sant'Angelo. E questa è la nuova classifica, considerando che negli altri due recuperi l'Are Canatese ha battuto il Fiuggi 2-0 e il Tolentino ha battuto l'Agnonese con lo stesso punteggio. In base alla nuova classifica, anche se ci sono molte gare da recuperare, il Notaresco sale a quota 29 punti, dunque non aggancia il Castelnuovo, mentre il Giulianova, pur non facendo un balzo avanti di posizione in classifica, ma accorcia tantissimo, adesso è a meno 1 dal Matese con i giallorossi che salgono a quota 9 punti. Allora noi ci andiamo a vedere i due servizi, il pareggio del Notaresco in casa contro il Castelfidardo e poi il blitz del Giulianova in casa contro il Montegiorgio. Rallenta la sua corsa il Notaresco che nel recupero dell'ottava di andata impatta al Savini contro il Castelfidardo. È finita 1-1 con una rete per tempo ed un predominio equamente diviso tra le due frazioni. Primo tempo a favore dei rossoblù, ripresa di marca fidardense con i marchigiani che hanno confermato di essere una squadra ostica, solida, che dopo tre vittorie consecutive conquista un ottimo pari e si issa solitaria al quarto posto in classifica. Fallito il sorpasso al Castelnuovo invece per il Notaresco che ci ha provato fino alla fine, anche dopo essere rimasto in 10. Schieramento modificato per 4 undicesimi rispetto a quello vittorioso nel derby di Giulianova. Partono dall'inizio di Stefano e Simoncini in difesa, Cancelli in attacco e il giovanissimo Massarotti, classe 2002, all'esordio dal primo minuto a centrocampo. Out i lungo degenti Colombatti e Lattarulo, Marchionni che non recupera e Blando per un problema dell'ultima ora. I fidardensi puntano sul brio di Fermani e Braconi, in attacco con l'ex Alba Adriatica Giambè, in panca di Dio e l'ex Giampaolo, assente l'altro ex Zetti. Approccio subito positivo per il Notaresco che al secondo con Frulla prova a sfruttare un'indecisione della difesa ospite, tiro fuori di un niente. Quattro giri di lancette più tardi, rosso-blu la sbloccano, tutto nasce da un recupero di Frulla, apertura geniale per Cancelli che avanza di qualche metro, appoggia per Banegas che è entrato in area, scarica le spalle di David, la settima rete personale in campionato. Una volta passati in vantaggio i rossoblù provano a sfruttare l'inerzia. Minuto 17, azione caparbia sulla destra di Di Stefano. Sotto porta non trovano il tempo giusto né Dos Santos né Cancelli. La prima frazione prosegue con gli ospiti che giocano più la palla senza però arrivare pericolosamente dalle parti di Sciba. Con le immagini di Fabio Fedeli passiamo dunque alla ripresa che da subito fa intravedere un Castelfidardo diverso nell'atteggiamento. Al primo il direttore di gara ferma l'azione di Fermani che aveva messo la palla in rete per un fallo a centro area di un suo compagno. Ma appena tre giri di lancette più tardi si ristabilisce la parità al Savini, azione manovrata della squadra di Lauro con palla a Sant'Angelo che dalla distanza fa partire un tiro che si infila alle spalle di Sciba. E il primo centro in stagione per l'esterno di difesa biancoverde. Mister Epifani corre ai ripari inserendo Palumbo e Dolcese, ma all'undicesimo sono ancora gli ospiti pericolosi con un tiro di Giambè che non trova lo specchio della porta. Due giri di lancette ancora al tredicesimo a concludere Monachesi con Sciba che si fa trovare attento. Con il passare dei minuti, pur soffrendo nella zona nevralgica, il Notaresco prova a riportarsi in avanti e dal ventunesimo la combinazione Banega-Spalumbo porta al tiro il numero 77. David vola a fil di palo a mettere in angolo. La gara si complica per il Notaresco al 33esimo quando per un fallo dubbio il direttore di gara tira fuori il secondo giallo ed il conseguente rosso per Massarotti, straordinario il suo debutto da titolare in D. L'inferiorità numerica paradossalmente non frena i rossoblù che ci provano fino alla fine pur non creando altre palle gol. Al 40esimo però sulla conclusione di Cusimano dalla distanza è Sciba a negare la gioia del raddoppio ai fidardensi. I 5 minuti di recupero non mutano l'esito del match e l'1-1 alla fine serve a dividere la posta in palio.
Il Giulianova coglie la seconda vittoria stagionale nel recupero dell'undicesima giornata, saltata lo scorso 9 gennaio, e rilancia le sue chance di salvezza. Il Monte Giorgio incappa nel secondo stop consecutivo in altrettanti match dopo la sosta per Covid e frena la sua risalita in classifica. Iniziano meglio gli ospiti che alla prima vera occasione fanno centro. Disattenzione difensiva rossoblu con Cichella che atterra di cerchio al limite sul pallone, ma lo stesso numero 7 del Giulianova che disegna una parabola col pallone che si insacca sul palo lungo, con qualche responsabilità di Zizzania che avrebbe potuto fare di più. Il Monte Giorgio fatica a riorganizzarsi, al 17esimo ancora De Cerchio a creare scompiglio, ma la sua conclusione sorvola di poco la trasversale. Al 21esimo si vedono gli uomini di Mengo con un'azione di Mantini lungo l'auto destro, cross verso Pampano che batte di prima intenzione ma viene respinto. Poi sul pallone vagante si avventa Montinaro che prova la conclusione dalla lunga distanza ma non inquadra la porta. Al 36esimo occasione per il raddoppio abruzzese con Massetti che si presenta davanti a Zizzania che questa volta è bravo a respingere di piede. Al 39esimo ci prova Cucù su punizione dal vertice sinistro ma Calzetta vola ad alzare in angolo. Al primo minuto di recupero il Giulianova trova il 2-0, De Cerchio supera due uomini e prima dell'ingresso in area viene atterrato. Sul pallone va Massetti che calcia verso il secondo palo trovando una traiettoria perfetta che si insacca con l'aiuto del montante. In pieno recupero, brivido per la difesa giuliese con Calzetta che si porta il pallone fuori dell'area e si becca il giallo. La punizione calciata da Omiccioli non sortisce effetto. Nella ripresa Mengo butta dentro Lupo e Zancocchia per una formazione a trazione anteriore ed infatti all'ottavo i rossoblu la riaprono. Punizione di Omiccioli, sponda di testa di Ficola per Lupoli che dall'area piccola insacca con una zampata perfetta. Il gol da maggiore spinta ai padroni di casa che però sbattono contro il muro eretto dagli uomini di Bitetto. Per trovare un altro brivido si deve arrivare alla mezz'ora quando una imbucata di Cucù per Mandolesi trova l'uscita con tempismo perfetto di Calzetta che fa su il pallone in due tempi. Un minuto dopo il Giulianova rimane in 10 col doppio giallo rimediato da Capitan Caso, reo di aver colpito il pallone con la mano. Nonostante l'inferiorità numerica gli abruzzesi non si scompongono troppo, mentre i rossoblù non riescono a creare grossi grattacapi alla difesa neanche durante i ben 7 minuti di recupero. Per il Monte Giorgio una giornata da dimenticare in fretta in vista del nuovo impegno casalingo contro l'Olimpio Mignoni, mentre per il Giulianova potrà affrontare con fiducia il difficile derby col Castelnuovo. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Pro Teramo, un'ora insieme per analizzare la situazione in casa biancorossa. La nostra informazione torna invece alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.